Ciao ragazzi, io sono Falcone Eroni, sono qua con un nuovo video dedicato a PES 2019 per parlare un po' della demo che si è resa disponibile su tutte le piattaforme che, caso strano, comprende anche le funzioni online, per cui volendo potete provarlo anche in multiplayer. Detto ciò, piccola premessa, non ci saranno, come sempre succede con la roba Konami, sequenze giocate all'interno del video perché sono rischiose per il video stesso. Se volete poi eventualmente approfondisco nei commenti, ma insomma la maggior parte di voi già sanno i motivi di tutto ciò. Detto questo, passiamo al dunque. PES 2019. Allora, ci ho giocato parecchio. Ed ero fortemente curioso di vedere un po' che piega avesse preso il gioco quest'anno. Povero, orfano di quelle che erano le licenze di un tempo, orfano della Champions League. PES quest'anno ha dovuto puntare tutto sulla sostanza, sulla ciccia. E onestamente credo che in parte lo abbia fatto, perché è migliorato parecchio. L'ho trovato divertente, cosa che non mi capita di dire da un po' di PES. Mi ha appassionato, mi ha divertito, ho trovato alcuni aspetti veramente validi. Come ad esempio la fisica del pallone, specialmente per quanto riguarda i lanci e i cross, l'ho trovata molto più a fuoco rispetto a quella di un FIFA 18. Chiaramente non posso fare il raffronto con FIFA 19, non l'avendo ancora provato, ma PES 2019 mi è sembrato veramente molto solido da questo punto di vista. E per un amante del calcio in generale, devo dire che l'aspetto fisica del pallone è abbastanza prioritario e vederlo così preciso, così a fuoco, ripeto, mi ha fatto veramente tanto, tanto, tanto piacere perché dà un tocco di realismo che onestamente si sentiva il bisogno di questo realismo in più. Per il resto ho trovato molto buone le animazioni, ho trovato molto buoni i contatti tra giocatori, cioè si percepisce grande lavoro da parte del team di sviluppo su questi aspetti e in generale diciamo che la costruzione della manovra risulta sì forse un po' arcade sotto alcuni aspetti, però nel complesso ben strutturata, realistica, insomma mi ha divertito, ecco, non pensavo che l'avrei detto, ma specialmente giocando online, quindi confrontandomi contro altra gente reale, ho potuto assaporare quello che è veramente il valore di PES quest'anno e mi ha colpito, tant'è che vi dico senza grandi, insomma, timori, che se non fosse per gli storici problemi di Konami che vi accennavo in apertura, cioè che Konami è una compagnia che non vede di buon occhio YouTube, non gradisce che vengano fatti video sui loro prodotti, eccetera, eccetera, e di conseguenza mette a rischio i canali di chi lo fa, io PES l'avrei portato con molto piacere quest'anno con delle serie magari parallele a quelle di FIFA. Purtroppo non si potrà fare, lo sapete, però ciò non toglie che probabilmente potrei anche prenderlo, cosa che non mi capita di fare da anni. Se dovesse essere confermato, insomma, tutto il buono che ho visto in questa demo. Per il resto l'ho trovato buono anche sotto il profilo tecnico, insomma, a parte delle animazioni che non è che mi abbiano convinto granché, e se mi seguite sulla pagina Facebook avrete visto il video che ho postato al riguardo. Insomma, nel complesso un gioco buono, però c'è un però. Una singola cosa che forse alcuni di voi avranno notato, forse alcuni sarà sfuggita, c'è un leggerissimo, ma percettibile se si è molto attenti, input lag nei comandi. Cioè, è un pelino più complicato rispetto a FIFA giocare di prima, perché la reattività dei comandi a volte si fa sentire. I giocatori tendono ad essere un pochino macchinosi in alcuni momenti e di conseguenza non si riesce a giocare con quella velocità con cui magari siamo abituati giocando a FIFA. Costruire manovre molto rapide è complicato e qui non è questione di più arcade, più simulativo, è proprio una questione di reattività dei comandi. Per cui questa è l'unica cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso perché credo sia importante per un gioco di calcio, specialmente adesso, riuscire a replicare adeguatamente quello che è la velocità e il ritmo alto del calcio moderno. Cosa che PES non sempre riesce a fare. Certo, quando ti distendi, magari con lanci lunghi, è appagante, molto PES. Specialmente, ripeto, con lanci in profondità, PES l'ho trovato estremamente più appagante di quanto non sia stato FIFA fino a FIFA 18. Però questo aspetto della reattività dei comandi un pochino mi ha fatto così, storcere il naso. Spero che la versione finale possa essere rivista sotto questo aspetto, ma non ci giurerei. Per il resto, che dire, gioco solido, convincente,
con delle cose da rivedere in fase di recensione, perché quest'anno appunto spero di potervela portare, quantomeno per parlarne, però i passi avanti ci sono, i passi avanti si sentono, i passi avanti spero possano portare PES a ritagliarsi una nicchia, perché ormai, ahimè, raga, per quanto si voglia dire il contrario, purtroppo a livello generale non sta più in piedi il confronto, semplicemente perché la popolarità di FIFA ormai è talmente eccessiva da aver distrutto questo scontro che c'era fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, insomma, fin quando PES se la giocava anche in termini di immagine. Adesso PES in termini di immagine, avendo perso poi anche la Champions League, che fino all'anno scorso era un po' ma su PES c'è la Champions, mo su PES c'è il campionato russo, ecco, per cui non si può neanche più puntare su quello. A livello mediatico PES ha perso tanto quest'anno, troppo forse, e questo gli impedirà di ambire alla posizione più alta del trono dei calcistici. Però ciò non toglie che potrebbe essere un gioco complementare a FIFA, ciò non toglie che potrebbe essere un gioco che possa coesistere con FIFA, magari proprio andandosi a specializzare col tempo in cose diverse, in uno stile di gioco differente. Insomma, io spero che PES, poi da vecchio amante di Winning Eleven, sono uno di quelli che è affezionato visceralmente a PES come serie, però insomma mi auguro che la serie possa risollevarsi, che possa magari riconquistare un po' di notorietà, un po' di prestigio, e spero che in questo senso magari Konami riveda un po' la sua politica per quanto riguarda YouTube, perché parliamoci chiaro, se FIFA ha guadagnato la notorietà che ha guadagnato è anche e soprattutto grazie a YouTube. Konami in questo senso non ci ha visto lungo, non è stata lungimirante per niente, negando a tante persone, tra cui il sottoscritto, l'opportunità di portare contenuti di questa saga su YouTube. Si è creata un danno da sola e spero che prima o poi questo venga compreso e gli si ponga rimedio. Per cui niente ragazzi, a questo punto fatemi sapere voi cosa ne pensate di PES 2019, fatemi sapere che impressione vi ha fatto, se intendete prenderlo, per cosa l'avete trovato migliorato, per cosa peggiorato, insomma parliamone, perché secondo me ne vale la pena quest'anno. Per cui niente ragazzi, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.